È stato un colpo di sonno la causa del grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 23 di ieri sera sulla strada panoramica Ardizio. Un Opel Corsa è uscita di strada schiantandosi contro un albero nel tratto in discesa verso Fosso Seiore. Alla guida una donna di Fano, sul sedile posteriore la figlia 10 anni, che per l'urto frontale contro la pianta ha sbattuto violentemente contro il sedile anteriore ed ha perso conoscenza. L'urto è stato così violento da sbalzare l'auto sul lato opposto della carreggiata. All'arrivo dei soccorritori le condizioni della bambina, unico passeggero del mezzo, sono apparse subito gravissime ed è stata portata al pronto soccorso di Pesaro in stato di incoscienza. I sanitari ne hanno disposto subito il trasferimento all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, anche se la bambina, mentre si trovava al pronto soccorso, era risvegliabile e rispondeva agli stimoli verbali, ma era sonnolente. Per questo la diagnosi dei sanitari parla di emorragia cerebrale in trauma maggiore. La bambina ora è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale regionale e la prognosi è tuttora riservata. La madre nell'urto ha riportato ferite lievi grazie agli airbag che sono entrati in azione, ma all'arrivo del 118 è stata trovata dai soccorritori in evidente stato di shock. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, i vigili del fuoco di Pesaro ed una pattuglia della sezione infortunistica della Polizia Urbana di Pesaro per i rilievi di legge.